Tanto tempo fa, ma forse non era neanche così tanto, c'era una capra che aveva 7 capretti. La capra amava i suoi capretti più di qualsiasi cosa al mondo. Vivevano tutti felicemente in una casa al margine del bosco. E quando la capra riusciva a trascorrere del tempo con i suoi piccolini, giocavano felici nel pascolo vicino casa. I capretti più grandi erano coraggiosi ma disobbedienti. Al contrario, quelli più piccoli erano grandi lavoratori e obbedienti. Un giorno la capra li riunì tutti e disse loro: «Piccolini miei, ho bisogno di andare nel bosco alla ricerca di cibo. Voi dovete chiudere la porta a chiave e non dovete aprire a nessuno fino a quando non sentirete la mia voce. Per essere sicura che mi riconosciate, vi canterò questa canzone. Son la mamma, piccolini, aprite! La vostra mamma il latte vi ha portato, con l'avena e il sale a volontà, tante cose buone da gustar, e col pancino sazio ogni capretto fiori avrà. Allora, posso fidarmi di voi?» «Sì, certo! Mamma. Non preoccuparti di niente, mamma! Siamo tutti grandi ormai, non ci succederà nulla, sta tranquilla!» «Va bene, allora adesso avvicinatevi tutti, così posso salutarvi. Prendetevi cura l'uno dell'altro.» «Fa buon viaggio, mamma!» «Sta molto attenta, torna presto e portaci tante cose buone.» Così mamma capra partì, lasciò i capretti da soli a casa e loro chiusero la porta a chiave. Ma come dice il detto, i muri hanno occhi e orecchie. Infatti il lupo, che conosceva molto bene la capra, aspettava il momento opportuno per mangiare i capretti. E avendo origliato, ora anche lui conosceva la canzone. «Bene! Finalmente il momento è arrivato! Ho davvero tantissima fame! Canterò la canzone ai capretti, così di sicuro apriranno la porta! Il mio piano funzionerà!» Il lupo si avvicinò alla casa, si schiarì la voce e iniziò a cantare. «Son la mamma, piccolini, aprite! La vostra mamma il latte vi ha portato! Con l'avena e il sale a volontà, tante cose buone da gustar! E col pancino sazio, ogni capretto fiori avrà! Coraggio, piccolini, ora potete aprire! La vostra mamma è tornata!» «Avete sentito? Apriamo la porta! La mamma è tornata presto e ci ha portato da mangiare!» «Sì, no, fermi! Non aprite quella porta! Non è la nostra mamma! La sua voce è così bella e delicata, mentre questa è brutta e rauca! Non possiamo aprire! Non possiamo proprio!» Ma il lupo, che aveva ascoltato tutto, decise di andare da un fabbro per farsi affinare la lingua e i denti, in modo da rendere la sua voce più delicata. Poi tornò alla casa dei capretti e ricominciò a cantare. «Son la mamma, piccolini, aprite! La vostra mamma il latte vi ha portato!» «Avete sentito la canzone? Se non è nostra madre, allora chi altro può essere? Sono sicuro che è lei. Le vado subito ad aprire la porta.» «Per favore, non farlo! È sicuramente qualcuno che vuole imbrogliarci!» «No, non è così. Se continuiamo a darti ascolto, la mamma rimarrà fuori al freddo. Le vado subito ad aprire la porta.» Il più piccolo andò a nascondersi nel forno. Gli altri fuggirono in tutte le direzioni. Uno si nascose sotto l'abbeveratoio, un altro sotto i fornelli e un altro ancora sotto il letto. Come si suol dire, se hai paura, nasconditi! Quando il capretto più grande aprì la porta, il lupo entrò e in un batter d'occhio lo divorò in un sol boccone. «Dove sono gli altri? È come se fossero svaniti nel nulla!» Il lupo allora iniziò a cercarli in tutta la casa. Sentendo il loro odore, decise di sedersi sull'abbeveratoio ad aspettare. Ma quando all'improvviso starnutì: «Salute, signor lupo!» «Eccoti, capretto! Ti stavi nascondendo? Vieni qui che ti do un bel bacio!» Il lupo sollevò l'abbeveratoio e così divorò anche il secondo capretto. E siccome l'appetito vien mangiando, dopo averli cercati a lungo, li divorò quasi tutti. Il lupo, ormai sazio, lasciò la casa dei capretti. In quel momento il capretto più piccolo uscì dal forno, chiuse la porta a chiave e iniziò a piangere. «Miei cari fratelli! Se mi aveste dato ascolto, il lupo non vi avrebbe mangiati! La mamma non immaginerà minimamente il grande dolore che l'aspetta a casa, purtroppo!
Son la mamma, piccolini, aprite. La vostra mamma il latte vi ha portato. Con l'avena e il sale a volontà. Tante cose buone da gustar. E col pancino sazio ogni capretto fiori avrà. Il capretto si precipitò ad aprire la porta. Si buttò fra le braccia della sua mamma e le raccontò tutto quello che era successo. Oh no, piccolino, sono io. Che cosa hai detto? Il lupo. Quello che ha promesso di non spaventare i miei figli? Lupo, ti darò una lezione che non dimenticherai. Allora la capra uscì di casa per andare alla ricerca del lupo e lo trovò che dormiva profondamente in un campo vicino. Aveva mangiato talmente tanto che non riusciva a muoversi. Vedendolo Piccolo! In quelle condizioni, la capra chiamò suo figlio e gli disse: Piccolo mio, corri a casa e portami un paio di forbici, un ago e un rocchetto di filo. Il capretto corse a casa e portò a sua madre quello che gli aveva chiesto. Nel frattempo la capra guardò il lupo sazio e disse: Sei un lupo astuto, ma io mi vendicherò. Così imparerai a non intrometterti mai più negli affari degli altri. Il capretto portò alla mamma delle forbici un ago e un rocchetto di filo. E così la capra tagliò la pancia del lupo. In quel momento i capretti saltarono fuori felici di essere finalmente liberi. Poi la capra riempì la pancia del lupo con dei sassi e la ricucì. Beh, lupaccio cattivo, per te finisce qui! Finalmente hai avuto quello che ti meriti! E così la capra tornò a casa insieme a tutti i suoi capretti, felice di essere riuscita a salvarli dal lupo cattivo. Quando il lupo si svegliò, sbadigliò con tutta la sua forza, si sgranchì le gambe e disse: Ho così tanta sete, come se avessi mangiato dei sassi. Vado a bere un po' d'acqua. Il lupo si incamminò e quando raggiunse il fiume iniziò a bere. Ma per colpa dei sassi cadde in acqua e venne trascinato sul fondo. Da quel momento, tutti nel bosco furono sollevati alla notizia di non dover più avere a che fare con il lupo cattivo. E tutti gli abitanti del villaggio lì vicino fecero una festa per ringraziare la loro sorella per quello che aveva fatto. Finalmente il lupo cattivo non era più una minaccia per nessuno. Anch'io ero lì, con me vi ho portato. E per voi questa storia ho raccontato. Il lupo cattivo finalmente se n'è andato e tutti vissero felici e contenti.